lasciato una scia di danni l'ultima ondata di maltempo che si è abbattuta sul veneziano a Cavallino e a Lido, strade allagate, a Salzano una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un condominio. Indagini in corso sull'accoltellamento di un trentenne a Fossalta di Porto Gruaro. Tra i due sospetti fermati, un militare della base USAF di Aviano, il racconto del gestore della discoteca che ha soccorso il ferito. Incendio in un camion autospurgo questa mattina in via Piera, Campolongo Maggiore. Le fiamme partite dall'intercapedine tra la cabina e la botte, fortunatamente nessun ferito. Fissati i funerali di Francesco Favilli, 44enne precipitato con l'amico il 3 settembre dalla parete sud della Marmolada. L'addio giovedì alle 10 nella Basilica di Santi Giovanni e Paolo a Venezia, dove si trova la famiglia. Sciopero e un presidio di fronte alla Regione a Venezia per gli autoferrotranvieri. La categoria denuncia turni massacranti che coprono fino a 14 ore al giorno con stipendi da neoassunti da 1.200 euro. Prezzi troppo alti delle camere e alcuni presunti casi di speculazione durante la mostra del cinema. La denuncia del direttore Alberto Barbera infiamma la polemica al Lido. Le emittenti di Media Nord-Est e il direttore Bacialli ricevono a Venezia il premio internazionale Donne d'Amore per la costante attività sul territorio delle nostre emittenti nel contrasto alla violenza sulle donne. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai titoli, cominciamo con la cronaca data dal maltempo di ieri, perché ha lasciato una scia di danni l'ultima ondata che si è abbattuta sul veneziano a Cavallino, strade allagate anche di 40 centimetri per un nubifragio a Salzano, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un condominio allagato anche il Lido a Venezia. Alberi abbattuti e allagamenti. Sono decine le segnalazioni di danni in provincia di Venezia per l'ultima ondata di un maltempo che ultimamente si abbatte con sempre più forza sul territorio. Cavallino Treporti, ad esempio, è stato investito da un nubifragio che ha allagato alcune strade anche di 40 centimetri, costringendo all'installazione di paratie davanti alle porte. D'improvviso si è alzato un vento un pochettino più forte e abbiamo visto volare foglie, rami e quant'altro. È stata una cosa velocissima. Abbiamo chiuso tutti i serramenti. Però in frazione di pochi minuti non riusciamo nemmeno ad aprire le finestre perché eravamo sotto pressione all'interno della casa e abbiamo sentito dei rumori fortissimi e capito che era una tromba d'aria. E a Salzano, seppur in un'area limitata, che l'ultima ondata di maltempo ha colpito con più violenza, una forza tale da scoperchiare il tetto di un condominio in via Spinelli, ma del quasi centinaio di chiamate che hanno tempestato i vigili del fuoco in provincia di Venezia, la maggior parte proveniva dal Lido per la difficoltà dei tombini a scaricare l'acqua piovana. Dagli Alberoni, questa è via della Droma, lungomare Marconi, quindi anche la cittadella del cinema, fino a via Malamocco, via Sandro Gallo e Città Giardino. Sembrava che le nuvole fossero anche abbastanza tranquille, la pioggia era irrisoria, in quel momento là, a un certo punto, insomma, si è sviluppata questa tromba d'aria che fortunatamente ha coinvolto solamente un edificio, però i pannelli solari che c'erano sotto sono volati via, sono andati a finire sulle abitazioni limitrofe. A Sazzano il sindaco Luciano Betteto è tornato a compiere un sopralluogo in via Spinelli dopo una notte in cui i vigili del fuoco di Mestre Treviso sono dovuti intervenire con tre mezzi, tra cui due autoscale, per un evento rapido quanto dannoso. Possono provocare danni tremendi, specialmente come sono successi qua, agli appartamenti sopra che purtroppo hanno avuto delle grosse infiltrazioni di acqua tutta stanotte. Tanto è vero che ieri sera sia con la protezione civile sia con i vigili del fuoco siamo stati qui fino a tarda sera per coprire col tellone, come si vede alle spalle, per evitare appunto questa infiltrazione di acqua perché è piovuto fino a questa mattina. Indagini in corso sull'accoltellamento di un trentenne a Fossalta di Porto Gruaro. Due sospetti fermati, uno di loro è un militare della base USAF di Aviano. Quando siamo arrivati abbiamo visto che era stato accoltellato e l'abbiamo subito portato all'interno in infermeria, abbiamo chiamato le forze dell'ordine e l'ambulanza che sono arrivati subito. Le indagini sull'accoltellamento avvenuto fuori dalla discoteca Palmariva a Fossalta di Porto Gruaro proseguono senza sosta. Gli inquirenti al momento hanno fermato due persone di 20 e 25 anni, uno di loro è un militare della base USAF di Aviano. Le indagini dovranno chiarire le singole responsabilità e capire perché un uomo di 30 anni sia stato colpito da tre fendenti alla schiena nel parcheggio della discoteca. La vittima, di origini est-europee,
immediatamente soccorsa, è stata operata d'urgenza. Attualmente le sue condizioni sono gravi ma stabili. La cosa è avvenuta circa alle 4.40, 4.50, adesso l'orario preciso non lo ricordo, comunque molto dopo la chiusura del locale. La sicurezza ha appena lasciato il posto, avevamo appena spento tutto da poco e erano rimaste qua pochissime auto, parliamo di 2-3 auto, con un gruppo di ragazzi che stava aspettando il taxi per rientrare. Quando noi stavamo per uscire per rincasare, hanno bussato alla finestra del locale, ha bussato una ragazza dicendo che c'erano dei ragazzi che si stavano azzuffando, allorché noi come proprietà siamo usciti, abbiamo riacceso le luci e abbiamo visto un'auto che stava scappando e anche a forte velocità. I carabinieri, grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a individuare e fermare i due sospetti che si erano dati alla fuga. Grazie ai ragazzi che erano qui presenti e a noi, alle forze dell'ordine e all'ambulanza, siamo riusciti comunque a, spero, consegnare i due disgraziati, perché mi sento dire solo questo, alla giustizia e a salvare la vita ragazza, perché probabilmente se non ci fossimo stati in quel frangente poteva andare molto peggio. Secondo una prima versione, la lite è scoppiata perché la vittima ha tentato di introdursi nell'auto degli aggressori mentre erano in sosta nel parcheggio, uno scherzo mal digerito culminato nell'accoltellamento, versione che i carabinieri stanno attentamente vagliando perché al momento appare poco verosimile. Incendio di un camion autospurgo a Campolongo Maggiore. Questa mattina, poco dopo le 9, un camion autospurgo ha preso fuoco lungo la strada provinciale 11 in via Piera a Campolongo Maggiore. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente da Mira, Mestre e Padova, con un'autopompa, due autobotti e 9 operatori, hanno domato le fiamme utilizzando la schiuma. L'incendio, originatosi nell'intercapedine tra la cabina e la botte, si è rapidamente esteso alla parte anteriore del mezzo, anche a causa del vento. Le cause, probabilmente di natura elettromeccanica, sono attualmente sotto esame da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e raffreddamento del camion si sono concluse intorno alle 11.30, permettendo il rientro delle squadre in sede. Dopo l'addio a Filippo Zanin, fissati anche i funerali di Francesco Favilli, il 44enne brand manager dell'azienda Scarpa di Asolo, nativo di Pordenone, residente a Maser, precipitato con l'amico il 3 settembre dalla parete sud della Marmolada. L'addio giovedì alle 10 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, dove si trova la sua famiglia. Francesco era una persona estremamente umile e sempre disponibile, raccontano i colleghi. Anche di fronte ai naturali momenti di tensione che ci possono essere durante una giornata lavorativa, aveva sempre il sorriso stampato sul volto, trasmetteva tanta tranquillità e guidava passo passo per portare a termine i progetti nel miglior modo possibile. Sciopero dei mezzi dalla notte di ieri sera fino a questa notte, sciopero e un presidio di fronte anche alla regione, a Venezia, per gli autoferro tranvieri. La categoria denuncia turni massacranti che coprono fino a 14 ore al giorno con stipendi da neo assunti da 1.200 euro. Gli autoferro tranvieri oggi scioperano per chiedere un rinnovo del contratto congruo che riconosca la loro professionalità e la loro responsabilità, per riconoscere un adeguato aumento di retributivo e per riconoscere ed avere delle norme che li tutelino durante lo svolgimento del servizio per contrastare il sempre crescente fenomeno delle aggressioni al personale. Autoferro tranvieri in presidio in calle 22 marzo a Venezia, nei pressi del Consiglio regionale. Nel giorno di sciopero nazionale di 8 ore indetto da CGL, CISL, UIL, Faisa, CISAL e UGL, per denunciare una situazione che per la categoria si fa sempre più critica. I nastri lavorativi dei lavoratori degli autoferro sono pesanti, sono impegni che vanno anche fino a 14 ore giornaliere con retribuzioni da neoassunti da 1.200 euro. Ecco, questa è la cronaca di una tragedia annunciata. Gli autoferro tranvieri sono sempre meno, nessuno più viene a lavorare nel nostro settore, le condizioni si appesantiscono sempre di più, quindi mancano risorse, manca 1 miliardo
per rinnovare il nostro contratto e nessuno si è accorto che esistono gli autoferrotranvieri in Italia. Rinnovare il contratto, migliorare le condizioni lavorative e retributive in linea con l'aumento del costo della vita e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, dove il personale è sempre più oggetto di aggressioni fisiche e verbali, sono tra le principali richieste, espresse peraltro proprio in un comune come quello di Venezia, dove i sindacati hanno denunciato con forza i problemi di personale di ACTV. Ma le responsabilità, secondo i sindacati, sono ovunque, dal governo alla Regione Veneto. Siamo qua per sensibilizzare la Regione affinché intervenga sullo Stato centrale, sul Ministero, su Salvini, che ancora non si è accorto che esistono anche gli autoferro in Italia e che possono essere una risorsa importante per abbattere tutte quelle barriere date dal traffico, dall'inquinamento e quant'altro. Partendo dal presupposto che il Fondo Nazionale non garantisce il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, le risorse nazionali sono insufficienti per il trasporto pubblico locale del Veneto ed è il motivo per cui siamo qua. Prezzi troppo alti delle camere durante la mostra del cinema di Venezia, la denuncia del direttore Barbera infiamma la polemica al Lido. Caro Alberto, è tutta colpa tua perché sono venute a Lido migliaia e migliaia di persone. Bravissimo. Così gli operatori economici rispondono con il sorriso al direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, che ha posto l'attenzione su un tema non nuovo: limiti logistici del Lido, i prezzi alti, in qualche caso eccessivi, tanto da apparire come speculazioni, e c'è anche la segnalazione di un appartamento affittato in nero a 7 ragazzi a 3.850 euro con solo 4 letti. Poi Barbera chiarisce, mostra legata al Lido in modo indissolubile, ma... Credo che il limite a questa crescita costante che è avvenuta nel corso degli anni siano i limiti, come dire, oggettivi di questo luogo, no? La difficoltà dei trasporti, le difficoltà legate a trovare camere d'albergo e appartamenti liberi e accessibili a prezzi purtroppo crescono di anno in anno, e quindi non so cosa ci aspetta per il futuro, mi auguro che si possa continuare ancora a crescere. Per gli operatori economici lidensi tutto rientra nella legge non scritta tra domanda e offerta. Dove c'è molta richiesta il prezzo sale, magari qualcuno ha un po' calcato la mano. Io ho parlato anche con dei miei ex colleghi ristoratori, mi dicono che le materie prime sono aumentate quasi il doppio. E le spese fisse di elettricità, di gas, è lo stesso, quasi del 50%. Probabilmente c'è stata una richiesta incredibile. Prima mostra del cinema anche per il nuovo presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che nel breve volgere di un festival ha accolto due ministri dei beni culturali del nostro governo. 12% in più di biglietti e abbonamenti, e facciamo un appello, me lo consentirai? Facciamo un appello, basta con i biglietti omaggio, con lo sfruttare la produzione culturale e artistica. La produzione culturale e artistica è lavoro. Infine, un saluto dalla mostra sulla terrazza dell'Eccezio. Guardate un po' da chi. Spettatori di Antenna 3, ciao a tutti. Ciao Cipollini, ricordatevi, Capodanno, tutti da me. Alla mostra del cinema si è parlato anche di violenza di genere, presente anche Gino Cecchettin. Anche all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stato lanciato un appello: basta femminicidi, stop a ogni violenza di genere. L'occasione per parlarne è stata l'iniziativa About Women alla mostra, organizzata dalla parlamentare veneta in Europa Alessandra Moretti del Partito Democratico, per dare forza a questo appello, nella speranza che venga condiviso anche da tanti attori e registi del mondo del cinema. È arrivato al Lido anche Gino Cecchettin, papà di Giulia. Bisogna continuare con l'impegno, e queste sono le occasioni in cui bisogna cercare di diffondere un messaggio. E siamo qui per parlarne. Io ringrazio l'onorevole Moretti per questa occasione, per poter condividere quello che noi e i genitori di Chiara Ugolini stiamo passando, abbiamo passato. Però non bisogna mollare, non bisogna mollare mai, perché è nelle nostre coscienze l'impegno per andare avanti e far sì che ci siano sempre meno genitori come noi che possano piangere una figlia che manca. Il cinema cosa può fare come veicolo anche di promozione di valori?
Beh, il cinema è senz'altro un modo per comunicare, quindi è forse il modo principale con cui si possono comunicare concetti anche importanti. In passato abbiamo avuto anche esempi di impegno sociale. Magari facciamo un appello perché registi ed attori possano comunque contribuire anche loro a questo messaggio. Il mio impegno è quello di portare avanti una fondazione che si chiamerà Fondazione Giulia Cecchettin, e in quanto a Elena e Davide, loro sono impegnati con gli studi, hanno il loro percorso di vita che hanno scelto, hanno deciso di portare avanti, e io farò il possibile perché loro possano godere di questo in tutta la più, diciamo, normale serenità, anche se si può dire così. Alessandra Moretti, dal canto suo, da anni è impegnata attivamente su questo fronte. In un contesto europeo noi affrontiamo, diciamo, le questioni che riguardano le donne e il femminile. Noi dobbiamo rafforzare la presenza delle donne nelle istituzioni, nel mondo del lavoro, dobbiamo batterci affinché le donne abbiano pari opportunità nel lavoro, quindi l'Europa è molto impegnata per colmare queste discriminazioni, e poi certamente c'è il grande tema della lotta contro la violenza sulle donne. Media Nord-Est e il direttore Luigi Bacialli hanno ricevuto a Venezia il premio internazionale Donne d'Amore per la costante attività sul territorio delle nostre emittenti Antena 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12 nel contrasto alla violenza sulle donne attraverso l'informazione. Giunto alla sua 11ª edizione, il premio Donne d'Amore è stato conferito durante una cerimonia al Grand Hotel Palazzo dei Doggi per l'impegno quotidiano profuso nell'informazione sul contrasto alla violenza contro le donne. Questa è la motivazione ufficiale del premio che il direttore Bacialli ha voluto condividere con tutti i giornalisti e le giornaliste di Media Nord-Est, capaci di raccontare con puntualità e rispetto della verità la piaga della violenza sulle donne e dei femminicidi che purtroppo continuano a insanguinare anche la nostra regione. E ora lo sport. Cambiamo argomento. Le due squadre maschile e femminile dell'Humana Reyer hanno sfilato sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. I campioni dell'Humana Reyer con la prima squadra maschile e femminile hanno sfilato grandi protagonisti sul red carpet della 81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Quest'anno anche con uno scudetto da celebrare e festeggiare, quello della squadra femminile campione d'Italia per la stagione 2023-2024. Un'emozione unica, l'abbiamo provata anche l'anno scorso e ogni volta diventa sempre più emozionante. Siamo veramente onorate di essere qua e di poter sfilare con altre celebrità sul red carpet. Poi quest'anno una vittoria dello scudetto da celebrare, quindi un premio ancora più meritato. Sì, diciamo che quest'anno ce lo siamo goduto un po' di più per appunto lo scudetto che abbiamo vinto l'anno scorso, e non c'era stato modo migliore di, insomma, festeggiare un traguardo simile. Sempre un'atmosfera magica dove respiri l'arte, respiri proprio la passione per il cinema e tutto quanto, quindi ti dà veramente una bella sensazione. Se non avessi giocato a basket ti sarebbe piaciuto fare l'attore? Non penso che sarebbe stato nelle mie corde. Per questa prossima stagione quali sono gli obiettivi? No, ora gli obiettivi, diciamo, a tempo breve sono quelli di cercare di costruire la squadra, di legare il più possibile con i nuovi innesti di quest'anno, e a lungo termine è quello di fare un campionato competitivo e dare il massimo in campo cercando di dare fastidio più possibile alle big. Si chiude così il telegiornale, grazie per essere stati con noi, a tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.